Siamo all'appuntamento con l'informazione su Teletruria. Apriamo raccontando una storia, quella di una signora che dopo 10 anni ha vinto la sua battaglia con l'ANAS dopo essere rimasta ferita in un incidente. Ci racconta tutto Luigi Alberti. Un vecchio adagio dice che chi la dura la vince. Alla fine una signora aretina di 63 anni, Maria Nappini, è riuscita a mettere all'angolo l'ANAS dopo una causa durata 10 anni. La Nappini fu protagonista, suo malgrado, di uno spaventoso incidente nel tratto dell'E45 tra Caniglia e Verghereto, noto di recente per le vicende del Puleto. La donna stava tornando ad Arezzo da Ravenna, dove abitava, per andare a trovare i genitori. All'improvviso la perdita del controllo del mezzo fu causato da un giunto metallico che gli era spuntato sotto il sedile della sua auto che stava guidando. Il mezzo venne letteralmente squarciato. La donna restò lievemente ferita, l'auto distrutta, un fatto che avrebbe potuto procurare danni ben maggiori. Da quel momento iniziò un lungo iter nelle aule dei tribunali. In un primo momento il tribunale di Forlì dette ragione all'ANAS, condannando la donna al risarcimento delle spese legali. La signora, che viveva con 500 euro mensili di pensione, fu costretta a ritrovarsi un lavoro per salvare la casa dal possibile pignoramento. Fu il suo legale che nel presentare il ricorso trovò il giusto corridoio giuridico e la Corte d'Appello di Bologna ha ribaltato la sentenza di primo grado, dando ragione alla signora di Arezzo. Per la Corte d'appello l'ANAS non fece il necessario e in quel tratto di strada non c'era una adeguata manutenzione. Quel giunto poteva causare anche qualcosa di peggio. Ed è stato stroncato un maxi traffico di droga dalla finanza veneta, toccata anche la zona di Arezzo. Un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, composta da italiani e albanesi, con il sequestro di cocaina, eroina, hashish e marijuana, per un valore di oltre 34 milioni di euro più 1 milione in contanti. È stata sgominata dalla Guardia di Finanza di Padova al termine di un'indagine condotta dal Nucleo di Polizia Economica e dello SCICO, coordinate dalla Procura Distrettuale di Venezia. In un blitz avvenuto stamani sono stati arrestati 19 indagati, di cui 14 sono finiti in carcere, 5 uno residente in Germania, agli arresti domiciliari. Durante le indagini sono state arrestate in flagranza anche 17 persone ritenute corrieri della droga nel nord-est lungo la dorsale adriatica, da Bergamo a Bologna, Udine, da Ancona ad Arezzo e fino a Bari. Altre perquisizioni sono state svolte a Treviso, Venezia, Monza, Brianza e Ravenna. In tutto sono 65 gli indagati a vario titolo. La droga giungeva dall'Olanda attraverso la Germania, dall'Albania fino al territorio nazionale. A capo del sodalizio, secondo gli investigatori, un cittadino albanese residente a Ponte di Piave, in provincia di Treviso. La procura lagunare ha disposto gli accertamenti patrimoniali mediante il sistema Molecola, ideato e sviluppato dallo SCICO. E adesso a San Giovanni, dove lo storico bar Dinner è stato sottoposto ad un nuovo raid vandalico, i proprietari sono esasperati. Non è la prima volta che il Diner Caffè qui a San Giovanni Valdarno viene preso di mira. L'ultima, in ordine di tempo, è stata proprio questa notte. Siamo con Elisa Mineo, che lavora qui all'interno del Diner Caffè. Siete stati chiamati dai carabinieri? Sì, stamattina alle 6:30 mi hanno chiamato i carabinieri. Siamo arrivati qui e c'era tutta la porta spaccata, nel senso delle serrature. L'hanno presa a pedate e poi con un ferro, con una spranga, un piede di porco hanno forzato le serrature e sono entrati dentro. E il danno che ti fanno, prima di tutto, è la struttura, perché adesso traballa, perché a pedate è saltata la cornice di sopra. E niente, hanno buttato all'aria tutto quello che potevano buttare all'aria, dai cassetti agli armadietti, pensando di trovare chissà quale cifra, ma nessun imprenditore lascia dei soldi. Spaccato il cassetto del registratore di cassa. E poi niente, quello hanno portato via, giochi della PlayStation, la PlayStation, un televisore e poi gli spiccioli che c'erano, un salvadanaio, ma cioè, beh, poi quelli monetine che c'erano in cassa. Non so se è una ripicca, se è qualcuno che cercava veramente soldi, perché qui purtroppo, non lo nego, c'è giro di droga, ma non pesante, però comunque sono tanti gli atti vandalici che hanno fatto nel corso degli anni. Siamo abbandonati a noi stessi. Noi in 5 anni e mezzo qui è il terzo furto che subiamo.
e trasportava in 7 trasportini artigianali in legno suddivisi in piccole celle 370 esemplari di tordi, di cui 18 deceduti, destinati al commercio illegale di richiami vivi ad uso venatorio. Gli animali sono stati affidati alle cure del veterinario, mentre il nucleo dei carabinieri forestali di Perugia ha denunciato l'uomo, un quarantenne perugino, per ricettazione, uccisione e maltrattamento di animali. E adesso andiamo all'economia. Il fine anno si segnala luci ed ombre per il settore orafo, che vede un calo negli ordinativi su moda e lusso. Quando si parla di settore orafo si pensa subito al gioiello, ma in tutta Italia, Arezzo in prima linea, una fetta importante della produzione è dedicata agli accessori di lusso ed è legata ai grandi nomi della moda a livello nazionale. Il trend in questa fine 2023 non è dei migliori. Sì, c'è un calo negli ordinativi. Ad Arezzo ormai le produzioni comunque del settore orafo si distinguono in due parti, chi fa oro e chi fa accessori per le aziende della moda. In questo momento l'oro ha un calo degli ordinativi, ma comunque rimane un trend annuo positivo, mentre per chi sta facendo la sezione dell'accessorio moda abbiamo il mercato del lusso. Sì, c'è un calo importante del lavoro e quindi un fine anno molto, molto calmo rispetto a quello che il settore ha vissuto anni precedenti. Un problema che la speranza per questo tipo di settore che si risolva al più presto. All'origine di tutto ciò eccedenze di magazzino non ancora smaltite, coinvolta soprattutto la galvanica, con conseguenze temporanee in alcuni casi anche sull'occupazione, nell'Aretino in generale e anche in Valdarno. Adesso l'inflazione nelle province italiane. L'Unione dei Consumatori Nazionale ha diffuso i dati relativi al mese di ottobre. L'aumento del costo della vita ad Arezzo è leggermente superiore rispetto alla media nazionale. L'Istat ha reso noti i dati territoriali dell'inflazione di ottobre, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica completa di tutte le città e delle regioni più care d'Italia. Questo in termini di aumento del costo della vita. Sul podio dei rincari Milano con più 679 euro, poi Alessandria con 644 e Bolzano con 638. In questa classifica Arezzo si colloca al 37° posto in Italia, con un dato superiore alla media italiana. Per Arezzo il rincaro annuo è pari a 406 euro, che in percentuale corrisponde all'1,8%. In ambito toscano i rincari maggiori riguardano Pisa, Siena e Grosseto. In testa alla classifica delle regioni più costose, con un'inflazione annua più 2,3%, la Valle d'Aosta, che registra a famiglia un aggravio medio pari a 569 euro su base annua. Segue l'Umbria, dove la crescita dei prezzi del 2,4% implica un'impennata del costo della vita pari a 542 euro, e terza la Lombardia. La Toscana è quinta. Enrico Lazzari è stato confermato coordinatore di regia della Giostra del Saracino per l'anno 2024. La Giunta Comunale ha approvato la delibera con la quale prosegue il rapporto iniziato nel 2021 nel ruolo chiave per la manifestazione. Nei giorni scorsi la Giunta ha provveduto anche ad approvare il calendario giostresco 2024, che si aprirà sabato 13 gennaio con la cerimonia di offerta dei ceri al beato Gregorio X. Ed è iniziato il percorso progettuale di restauro della Chiesa della Santissima Trinità della Misericordia ad Arezzo, lesionata in alcune parti. L'avvio del percorso è iniziato con la rimozione temporanea del dipinto di Giorgio Vasari. Questo è il momento che simboleggia l'avvio di un percorso. L'ultimo dipinto di Giorgio Vasari viene rimosso dalla parete della Chiesa della Misericordia, dove alloggia. Tutto questo in previsione del restauro dell'edificio, le cui pareti, come osserviamo, benché sotto controllo, appaiono lesionate in alcuni punti. Un momento significativo e non solo sul piano simbolico. È un progetto di vita e di spiritualità. Noi qualche anno fa abbiamo avuto la costruzione di un parcheggio qui vicino davanti alla chiesa che ha procurato delle lesioni gravi all'interno di questa chiesa. Occorreva recuperare. E allora siamo partiti da questa considerazione. Partiamo da Giorgio Vasari. È un'opera che è stata fatta nel 1473, sono 450 anni, e rappresenta la spiritualità. Vi chiedo e vi propongo, vi proponiamo noi come Magistrato di Misericordia una riflessione. Vi chiediamo di adottare questa Chiesa
come una vostra chiesa. La croce che Giorgio Vasari propone, raffigura, è una croce che è piantata ben saldamente a terra, quasi a dire che al Padre si arriva, come dicono i testi sacri, si arriva attraverso il Figlio. E si arriva attraverso il Figlio proprio attraverso la via della passione, della sofferenza. Una passione, una sofferenza che qui in questa chiesa molti aretini, la maggior parte degli aretini, sperimentano quando salutano i propri cari. Io credo che sia una chiesa importante e giustamente il governatore sollecitava l'adozione proprio per questo, perché qui molti degli aretini si danno la rivederci. Prevenzione delle malattie con i corretti stili di vita, torna il progetto Giona, il programma 2024 coinvolge gli alunni di 4 scuole cittadine. Imparare i corretti stili di vita a cominciare dalla scuola è l'obiettivo della 9ª edizione del progetto Giona 2024, promosso da ASL, Calcit Arezzo, Rotary Club Arezzo, in collaborazione con Federfarma, Fondazione Andrea Cesalpino, Ufficio Scolastico Provinciale di Arezzo e Fondazione Arte e Coscienza. Sì, direi che è un progetto sicuramente interessante, sfidante, e per certi aspetti anche coinvolgente e commovente, perché si vede l'impegno di questi ragazzi nel cercare di comprendere, di spiegare cosa si può fare per la prevenzione in ambito scolastico, cioè prevenzione e stili di vita. Direttore, quanto si sente coinvolto il presidio ospedaliero aretino in questo progetto Giona? Noi dobbiamo garantire la salute dei cittadini. Come ospedale cerchiamo di garantirla per lo più attraverso la diagnosi e la terapia di condizioni che si sono già in qualche modo avviate o manifestate. La prevenzione teoricamente viene prima del percorso ospedaliero, perché deve per l'appunto prevenire l'insorgenza delle patologie. Il progetto coinvolge gli studenti di 4 istituti scolastici, Scuola Media Francesco Severi, ITIS Galileo Galilei, Liceo Scientifico Redi e Liceo Artistico Piero della Francesca. Sono scuole attive che collaborano e speriamo sempre in una, diciamo, rete che si costruisca intorno ai ragazzi, ai nostri studenti, scuola, Calcit, comune, provincia, proprio per promuovere i corretti stili di vita e lo star bene a scuola. Defibrillatori alle Poggiola, nelle frazioni dove ancora oggi non sono presenti nei parchi pubblici. A chiederlo è il capogruppo della Lega Salvini Premier, Consiglio Comunale ad Arezzo, Federico Rossi, che chiede anche manutenzione per i dispositivi. Il comune di Arezzo è tra i territori più cardioprotetti d'Italia, dice Rossi, ed è giusto continuare in questa direzione installando nuovi dispositivi DAE dove ancora oggi non sono presenti. E oggi è stata approvata definitivamente la norma per stoppare i cibi sintetici, una battaglia partita da Coldiretti che ha manifestato a Roma pensando già al piano europeo. Nel giorno del compleanno della dieta mediterranea, divenuta patrimonio immateriale UNESCO il 16 novembre 2010, è arrivata la legge sul cibo artificiale, una vera e propria tutela della qualità, della salute e del Made in Italy. E Roma ha ospitato la manifestazione Coldiretti, che pensa già al piano europeo. Oggi Coldiretti esprime una grande soddisfazione perché abbiamo in Italia la prima legge che vieta la produzione e la commercializzazione di cibo artificiale, cibo cellulare, cibo sintetico, una grande battaglia che Coldiretti ha fatto in questi ultimi anni, e da ringraziare anche tutti i cittadini, tutte le istituzioni, tutti i comuni, i sindaci che hanno firmato la nostra petizione per arrivare poi a questa legge. Quindi una grande soddisfazione per tutto il mondo agricolo che si sente così tutelato da quelli che sono i pericoli di portare il cibo nelle mani di pochi. Noi come Coldiretti non siamo contro lo sviluppo, contro la scienza, ma vogliamo essere sicuri che tutti questi processi siano sicuri per la salute dell'uomo. È una legge che proibisce di divaricare il nostro sistema di alimentazione dal nostro modello di produzione legata al lavoro, alla terra, a quelle passioni che rappresentano la qualità che l'Italia nel mondo garantisce e vuole continuare a garantire. Ci hanno chiesto se l'Europa è contraria, non lo penso affatto. Io penso che gli agricoltori, i cittadini che vogliono mangiare bene, che vogliono essere sereni, siano in tutte le nazioni europee, di più, siano in tutte le nazioni del mondo. Il nido d'infanzia Melograno compie 20 anni e festeggia con le famiglie che aprirono il servizio.
Sono passati 20 anni da quel primo settembre del 2003, data nella quale iniziava l'esperienza formativa di 9 bambini e delle loro famiglie al nido d'infanzia Il Melograno, gestito da Progetto 5. Per celebrare la speciale ricorrenza, la cooperativa ha deciso di ricontattare quei bimbi, oggi giovani adulti impegnati in percorsi universitari o alle prime esperienze lavorative, proponendo loro un momento di ritrovo proprio nei locali dell'asilo. Un pomeriggio ricco di emozioni per i ragazzi e per le educatrici che aprirono il servizio. Era il primo anno e era un anno veramente pieno di emozioni, perché comunque la cooperativa apriva il servizio e era tutto nuovo, e anche per le famiglie era comunque un'esperienza tutta nuova con i bambini, un'esperienza legata anche alla cooperazione sociale, comunque a un nido privato. È stata una grande emozione per me tornare, soprattutto perché pensavo di trovarlo cambiato, invece è rimasto quasi completamente come lo ricordavo. E in realtà ho tanti ricordi legati a questo posto, e anche grazie a mio fratello, insomma, ho conosciuto tante persone che ancora oggi fanno parte della mia vita. Le iniziative in occasione del ventennale non sono finite. Sabato 18 novembre alle 17 al Teatro Mecenate di Arezzo andrà in scena lo spettacolo Pinocchio a cura di Nata Teatro. E grande successo al Foiano Book Festival per l'incontro con l'attore e regista romano Edoardo Leo. Tutto esaurito per l'incontro tra l'attore e regista Edoardo Leo ed il pubblico del Foiano Book Festival. Io fin da quando sono adolescente ho sempre avuto questa passione insana per i narratori, che non sono necessariamente quelli che fanno il mio mestiere, ma conoscerete pure voi qualcuno di quelli che ti dicono: oh, ti devo raccontare una cosa, e ti tengono, no, incollato a sentire questo. Quindi ho sempre avuto questa passione. Un'iniziativa che può già tracciare il suo bilancio e che è davvero ottimo, come ci spiega l'assessore vice sindaco Jacopo Franci. È un bilancio assolutamente positivo, siamo molto felici, tutte le serate quasi sold out, sempre tanta gente, molte richieste, gli spettacoli sono veramente stati tutti bellissimi, da quello più semplice agli spettacoli più complessi, quindi siamo molto felici, c'è stato veramente tanto lavoro dietro, e però il risultato mi sembra che è venuto molto bene. Ecco, dicevamo iniziative, adesso sta anche per arrivare il Natale, Foiano sotto questo profilo? Sì, stiamo preparando un bel cartellone di Natale, come ogni anno sarà un Natale dedicato alle famiglie, ai bambini, quindi ci saranno tante iniziative fatte con i commercianti e con l'associazione del territorio. Un'ultima domanda, è soddisfatto un po' delle presenze sia nel periodo estivo, in questo periodo del book? Foiano, diciamo dai numeri, sembra insomma aver vissuto una bella stagione. Sì, è stato un anno particolarmente felice con la mostra della Robbia, che è stata un po' il traino di tutte le iniziative, e quindi siamo veramente molto soddisfatti. Situazione anomala invece a Castiglion Fiorentino, dove il terziere di Porta Fiorentina va al rinnovo delle cariche in questo fine settimana, ma non risultano candidature per il priore. Quello uscente, Federico Golini, peraltro vincitore dell'ultimo palio, è stato in carica per 2 mandati, lasciando posto al cambiamento. Cambiamento che non è stato colto, ha commentato. Il priore verrà dunque nominato dai consiglieri che risulteranno eletti. E a Città di Castello è stata presentata in conferenza stampa la nuova ZTL. Vediamo. 3 aree per una nuova zona a traffico limitato nel centro storico, con fasce orarie di apertura modulate. Città di Castello si prepara all'attivazione della ZTL, che avverrà in via sperimentale nel 2024. Intanto è stato attivato un forum online. Concludiamo una fase partecipativa che può essere rivolta sia ai confronti dei cittadini che degli operatori economici. Si è deciso prima di modificare il sistema di regole, cercare di creare una serie di regole che siano più confacenti alle esigenze attuali della nostra realtà. Come si procede ora? Dopo l'ok del Ministero ci sarà una fase di preesercizio, quindi diciamo che i prossimi mesi sarà dedicata sia alla fase partecipativa sia alla fase sperimentale. In questa fase qui di preesercizio non ci saranno sanzioni, ma servirà anche, diciamo, come addestramento, come abitudine ai cittadini per cominciare a prendere dimestichezza per accedere al centro storico di Città di Castello. Quarto appuntamento del ciclo di conversazioni venerdì di Palazzo del Pero, organizzati dal centro di aggregazione Val Cerfone d'intesa con ACLI e Farmacia del Centro Abitato.
Domani il giornalista Marco Botti terrà una conferenza dal titolo Arte contemporanea e creatività in Val Cerfone. L'incontro avrà inizio alle 21 al centro di aggregazione. E intanto a Sansepolcro c'è stata un'importante donazione in pediatria da parte del Lions Club. Per il Lions Club Sansepolcro un momento importante, il momento di una donazione al reparto di pediatria di Sansepolcro e della intera Valtiberina Toscana. Che cosa significa essere Lions, Presidente? I Lions sono una società di servizio, la più grande società di servizio che esiste al mondo, che conta 1.500.000 soci suddivisi in 210 nazioni. Il nostro obiettivo è quello di servire e come tale è nata questa donazione. Nella Valtiberina è arrivato il terzo pediatra, che è un pediatra che coprirà prevalentemente i territori periferici rispetto a quello di Sansepolcro, e c'è stata prospettata la necessità di acquistare dello strumentario per integrare delle mancanze che c'erano negli ambulatori periferici, ed è per questo motivo che ci siamo attivati per sopperire a questo tipo di necessità. Innanzitutto mi preme sottolineare il ringraziamento veramente di cuore da parte della direzione aziendale e della zona distretto nei confronti del Lions Club di Sansepolcro. La Valtiberina ha questa grossa opportunità di avere tre pediatri. Si tratta in questo caso di distribuire, diciamo così, gli assistiti tra i tre pediatri in modo tale che tutti possano avere un'assistenza adeguata e di qualità. Siamo arrivati al termine della prima parte del nostro telegiornale. Subito dopo la pagina sportiva potrete assistere a Newsline 9 e 10. Poi il caffè bollente condotto da Luca Caneschi, in primo piano lo speciale Forum Risk Management. Il grande appuntamento della prossima settimana in studio Vasco Giannotti, presidente del Forum, ed il direttore del San Donato Barbara Innocenti, nonché vari professionisti del settore. Ed è tutto, lascio la parola a Luigi Alberti per la nostra pagina sportiva. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.